Sony ha appena annunciato un nuovo State of Play per giovedì 2 giugno alle ore 23.59 e la giostra delle speranze e delle aspettative si è subito messa in moto. Stando alla nota pubblicata sul PlayStation Blog, la direzione che l'appuntamento prenderà in termini di contenuti sembra chiara, tuttavia le sorprese potrebbero essere dietro l'angolo. Seguiteci, proveremo a fare qualche previsione cercando di rimanere il più possibile coi piedi per terra. Partiamo dalle certezze. Il comunicato pubblicato da Sony sul blog ufficiale fa esplicito riferimento ai prodotti in sviluppo per PlayStation VR 2. La possibilità di dare un'occhiata in anteprima ai titoli in lavorazione previsti per il nuovo visore è dunque confermata. Come è noto, i giochi disponibili già al lancio del dispositivo saranno più di 20, tuttavia durante la mezz'ora dedicata all'evento non è esclusa la diffusione di nuovi dettagli riguardanti proprio il visore. Il suo avveniristico design è già stato svelato qualche mese fa, con particolari forme stondate che richiamano PS5 anche in termini cromatici. Il suo approdo sul mercato è previsto nel corso di quest'anno, salvo ulteriori posticipi che speriamo davvero non ci siano. La seconda certezza è rappresentata dai titoli di terze parti. Sony ha infatti dichiarato che i suoi partner hanno in serbo nuovi fantastici annunci ed è quindi sicuro che potremo dare uno sguardo a qualcosa di concreto nel corso dello State of Play. I giochi più probabili sembrano essere i soliti marchi caldi targati Warner Bros. Suicide Squad, Gotham Knights e Hogwarts Legacy, con gli ultimi due previsti per la fine di quest'anno. Siete pronti a scommettere su questi nomi? È fuori di dubbio, PlayStation VR 2 avrà bisogno di una forte line-up al momento del suo arrivo nei negozi. Un parco titoli di qualità di cui, tra gli altri, potrebbe far parte il già confermato e attesissimo Horizon Call of the Mountain. Oltre all'avventura sviluppata da Guerrilla Games, però, sarà interessante vedere quali altri giochi potrebbero affiancare il nuovo visore per PS5 al Day One. Half-Life Alyx sembra essere uno degli indiziati principali. Con il suo sparatutto uscito nel 2020 su PC, Valve è tornata di forza a fare centro, restituendo lustro a un marchio storico da troppo tempo in naftalina. Un'avventura considerata tra i migliori prodotti per la realtà virtuale presenti sul mercato, che in molti purtroppo non hanno ancora giocato poiché, oltre a un visore, richiede anche un computer molto performante. Potrebbe essere il titolo perfetto per il lancio di PSVR 2 e chissà che non si mostri proprio allo State of Play. Lungi da noi creare false aspettative e illudere gli innamorati, ma non possiamo ignorare l'accelerazione registrata negli ultimi tempi per quanto riguarda i rumor relativi a un Silent Hill sviluppato da Bloober Team. Lo scorso anno l'azienda polacca e Konami avevano annunciato una partnership mirata allo sviluppo congiunto di un misterioso progetto e se consideriamo che nel marzo 2022 la casa giapponese ha rinnovato il trademark di Silent Hill, ecco che la nebbia potrebbe iniziare a diradarsi. Senza contare che l'amministratore delegato di Bloober, Piotr Babieno, ha scelto di non commentare alcune nuove voci che vorrebbero lo studio responsabile di The Medium al timone del remake di Silent Hill 2, rimandando l'annuncio di ciò a cui stanno lavorando a una presentazione che avverrà il prima possibile. Da un pezzo da 90 all'altro. Appena un mese fa il producer di Final Fantasy XVI, Naoki Yoshida, ha rilasciato una dichiarazione secondo la quale lo sviluppo del nuovo attesissimo titolo Square Enix dovrebbe essere alle battute finali. Quale occasione migliore di uno State of Play per fare la sua apparizione in pubblico? Nonostante in molti considerino improbabile la sua uscita nel corso del 2022, l'evento Sony del 2 giugno potrebbe rappresentare un ottimo palcoscenico per rivelare ai fan di tutto il mondo la sedicesima fantasia finale. Siamo degli inguaribili sognatori, ma non ci facciamo troppe illusioni. Street Fighter VI dovrebbe essere svelato con tutta probabilità al Summer Game Fest. Tuttavia la nostra speranza di vederlo prima del tempo non muore nemmeno se colpita da una Hadouken, con lo State of Play di Sony che sembra capitare proprio a fagiolo. Capcom ha già dichiarato che il velo sul nuovo picchiaduro di Ryu e Soci verrà tolto in estate, ciò nonostante le ultime voci insistono per una presentazione che dovrebbe essere imminente. Rimaniamo in attesa dunque, ma noi per sicurezza il nostro Karateji lo abbiamo già indosso. Sony è stata chiara, l'evento sarà incentrato sui giochi previsti per PSVR 2 e sulle opere in lavorazione presso i suoi partner di terze parti, quindi è bene non caricare di troppe aspettative la possibilità di scorgere qualcosa realizzato dai PlayStation Studios. Tuttavia vanno presi in considerazione alcuni aspetti che potrebbero generare sorprese, magari proprio nei minuti finali dello show. Sono mesi che si vocifera di un annuncio del chiacchieratissimo multiplayer di The Last of Us Parte 2 e ci piace pensare che stavolta potrebbe essere quella buona. A corroborare la nostra idea intervengono infatti dei recenti rumor molto insistenti che vorrebbero lo sviluppo della modalità multigiocatore del capolavoro targato Naughty Dog davvero a buon punto. Incrociamo le dita. A rendere possibile invece la condivisione di nuove informazioni su God of War Ragnarok ci pensa il suo periodo di uscita.
Allo stato attuale, infatti, il nuovo capitolo della saga norrena di Kratos è atteso nei negozi nel corso del 2022, indicazione che fa quindi dello State of Play un'occasione perfetta per tornare a diffondere succulente immagini e novità sul dio della guerra più amato di sempre. Qualora invece Ragnarok non dovesse trovare spazio all'interno dell'evento del 2 giugno, potrebbe diventare credibile la possibilità che gli venga dedicato uno State of Play monografico nel corso dell'estate. E voi, quali sono le vostre aspettative per l'imminente evento di Sony? Vi invitiamo a dircele nei commenti qui sotto, ma non prima di avervi ricordato che il 2 giugno sarà possibile seguire lo State of Play in diretta con noi sul canale Twitch di Multiplayer.it a partire dalle 23:59 ora italiana. Nel frattempo non dimenticate di seguire Multiplayer.it su tutti i suoi canali, a cominciare ovviamente da YouTube, dove vi consigliamo anche di attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi video come quelli qui accanto. Grazie e alla prossima!